fotografe. Questa è sicuramente una fotografa. Scusa. No, c'è l'hamburger e poi c'è... Dai, almeno è qualcosa di diverso dal panino. Che hai detto, la gente mi beve la Coca-Cola invece da portare il succo di mirtillo, che così si vedevano più stelle. Che fa il succo di mirtillo? C'era il bastoncello, ho detto così. No, ma lo sappiamo che sono i bastoncelli. I bastoncelli dell'occhio. Dell'occhio, e vedo più stelle. Si va a quell'albero più in su. Attenzione, diciamo, tutto molto per meno va. Quindi qua c'è il nord, qua c'è l'ovest e sud-est molto liberi. Il tramonto c'è un po' questo filo della corrente. Allora, la prima cosa che farei è rimontare il telescopio. Registri sulla pellicola tutto il movimento. Qua nella vigna, il nord, ora lo vedremo meglio, diciamo, sarà più o meno qua, perché se la puntiamo verso il nord ci avremo i cerchi. Questa tecnica si può fare in pellicola perché dovendo, praticamente noi, quando chi avvierà questo tipo di foto la lascia lì tutta la sera finché non si va via. Quindi sono delle ore, diciamo, no? Molto lunga. E se tu fai una posa così lunga sul digitale, uno, le batterie se ne vanno. Due, siccome il sensore viene tenuto in tensione per molto tempo, produce una quantità di rumore pazzesca che non riesci più a controllare. Perché sei distratta, poi ti giri, fai. Che proprio il negativo. Perché io non ho un'altra analogica messa, però adesso Damiana, controllo. Un'analogica da poter mettere lì. C'era un po' di pellicole dietro. Ma dobbiamo aprire tutto. Però... 400 bianco e nero, dai. Io non ho 400. Tu cosa c'hai? 400, 200. No, colori. Questo 50. E poi ci metto sul 50, così mi tengo il 24 per quest'altro. 200. Come credi? Insomma, sì, se usi il 24, forse per questo è più il difetto, perché riesci a prendere anche qualche cosa del paesaggio. Ok. Fate qualche scatto terrestre, perché altrimenti quando lo mandate al laboratorio e vedono tutto questo nero, la tagliano male e ve la segano in due. Invece se all'inizio del rullino fate due o tre pose terrestri, la macchina automatica trova il punto giusto e la taglia per bene. La fie astronomica mi ha detto sì, sono stata sullo shuttle. Visto come sono attrezzata bene? Luce rossa. Per non disturbare la vista, io metto qua la mia bolla e voi mi dite in che direzione devo andare. Un altro po'? No, ora andato? Troppo. Così? No, era giusto. In questo momento stiamo avvicinandoci verso il solstizio d'estate, è la parte dell'anno in cui il sole illumina più il nostro emisfero. In questi giorni abbiamo il tramonto più lungo dell'anno, infatti abbiamo deciso di venire proprio stasera. Quello che si chiama il polo nord celeste, cioè il nostro asse terrestre punta sempre verso questo punto, che è molto vicino alla stella polare. Per questo, diciamo, la stella polare sembra nel corso della notte non cambiare mai posizione. Chi farà la foto con la strisciata vedrà al centro dei cerchi un cerchio più piccolo degli altri, minimo, e quella è proprio la stella polare. È quello che dici per seguire il movimento. Esatto, in questo modo qua, con un solo movimento di rotazione, che è questo qua, perché è inclinato esattamente dalla quantità giusta. Qua dentro ci sono poi dei motori che vanno alla velocità che per inseguire il moto delle stelle. Con un solo movimento, che è questo qua, io riesco a inseguire la stella. Questa si chiama montatura equatoriale. Se volete tornare a guardare, adesso c'è la stella polare dentro il cerchietto. Aiuto. Che non fa come me. Bella! Pretendi da una pila di un accendino?
Allora, guarda che bello. Io avevo messo il tubone. Questo è un riflettore, vuol dire che la luce viene riflessa. Qua dentro non ci sono lenti come nel cannocchiale di Galileo. La lunghezza focale è di un metro. L'apertura è 20 centimetri. Dalla prima lezione di Michele Fero, quant'è il rapporto di apertura? Ecco, esame di ottica nel Chianti. La lunghezza focale di questo è un metro. È come se fosse un teleobiettivo. 1000 millimetri. Da 1000 millimetri. L'apertura... 1000 millimetri è 20 centimetri, ossia 200 millimetri diviso 200. 1000 diviso 200 da F5. Chi ha detto 800? Ero stata meglio io con me. Questo è peggio della mia. Questo è peggio di Gainer, direi. F800, e che ci vede? E quindi è molto luminoso. Cazzo, giorno. Sirio? No. Deneb. E Altair. Queste tre stelle qua sono detto il triangolo estivo. E voi per tutta l'estate ve le ritrovate, potete fare bella figura con gli amici sulla spiaggia. Con ragazzo di Salmolo. Mentre oh, guarda, il triangolo estivo. Vega. Eh? Deneb e Altair. Lira. Il cigno è una croce qua, sì. Ok? Ah, ok, l'ho visto. E qua l'aquila, tutte queste stelle sparse qua. Questa stella centrale, adesso dopo la guardiamo col telescopio, si chiama Albireo. È una stella che è così, sembra una stella singola, ma in realtà è una delle più belle stelle del cielo perché è una stella doppia. Poi io parto. Ah, c'è una macchina lì. Mamma bella lui. Ma toglila. Albireo. Un metodo per calcolare l'ora notturna senza l'orologio. Allora, riprendiamo le due stelle puntatori della polare che stanno nella... Ha visto? No, no, guarda come è scesa grande. Comunque. Ecco. Orologio. E quindi c'è bene, a mezzanotte e mezza. 20 all'una. Più o meno. Bravo. Più uno diciamo è preciso nel valutare la posizione delle stelle iniziale, bello. Più. Ma non me lo ricordo. È un po' complicato. Vabbè, allora, vediamo l'orologio, va. È un grande galetto, ragazzi.